va, andiamo che stanno mandando. Un cazzo è già non tocco. Solo che ha congellino, non lo so. No, io ce la tagna. Allora fallo te più. Questi signori qua, strangi, sono di Cerommarina e ogni mattina fanno 40 km per venire a Corso Marina. Per raggiungere il posto di lavoro, con i nostri figli diplomati e laureati, che lavorano pure qua. E sono vigneti di origine controllata e biologica. E biologico, vigneti agrumeti sono. A valle, nemmeno 200 metri, 300 metri a linea d'aria, a valle della discarica. C'è un fiume che se ne va a male. E c'è questo affluente di fiume di Ca che continuamente potrebbe poi a suo tempo portare queste sostanze tossiche che al mare, il terreno, e sì, gradualmente scendendo va a Roma. E poi può andare, secondo le maree come vanno sia sulla parte di Cirò, e sia sulla parte di Pietrapaola e Calocazzate, fino a Sibbe, perché le correnti marine... È una zona biologica, dove ci sono vacche, vigneti, agrumeti, cioè, seminative, ci sono tutti. Scavano di là, praticamente. Ecco. Sì, 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 sì. E poi io come già ieri ho detto, a 2000 metri di strada stiamo creando un agriturismo. Pensate un po', a 2000 metri c'è un agriturismo che stiamo spendendo centinaia di mila euro per fare questo, e il futuro dei miei figli, che purtroppo hanno voluto rimanere in Calabria, che io, mio padre, 80 anni fa, nel mese dopo la prima guerra mondiale, è partito per le Americhe per fare questo. Io a sua volta voglio rispettare le idee di mio padre, perché senz'altro, e chi è che non l'ha conosciuto mio padre nella zona? Paolo Santolini, che è 21 ettari di terreno, l'ha trasformato, che erano cespugli, pascolati, lendische e varie, l'ha trasformato in un oliveto che era una villa. Ora purtroppo le origini che mio figlio si chiama Paolo San Felice, affezionato ai sacrifici che ha fatto il nonno e io ha voluto creare questo agroturismo. Questo è il problema. Ora è anche scoraggiato. Addirittura ha dovuto emigrare in Germania perché le cose sono ferme e non sa come vanno a finire, per non buttarci più soldi. Ho finito. Accendiamoci. Un po' di carica o torniamo di scarica? Giusto, se me l'indichi, qua avanti. La discarica è sopra quella, quello a distanza di qua là, ci sono massima 500 metri. 500 metri al massimo, così che dietro è linea d'aria, massimo 500 metri. È a valle che si congiunge con l'affluente Carafunopatia, l'ho visto sulle carte. Carafunopatia. Si chiama. No, io le su buone carte, Carafunopatia. Vabbè, indipendentemente come si chiama, è un affluente del fiume di Ca. È un affluente del fiume di Ca. E viene da Umbriatico questo fiume. C'è vicino al Vascellero, come si chiama? C'è la... C'è il ristorante, un grande ristorante di lusso, di Cariate, il Vascellero, e quell'altro pure. Costa dei Greci. La Corte dei Greci. Ah, dei Greci. Alla Corte dei Greci ci sono tanti ristoranti di grande lusso e la gente non vuole venire più a Cariato perché dicono che c'è una discarica e l'acqua va a mare. No, che dicono, c'è! No, vogliono. Volissene. Però non si ciao. Un altro agroturismo proprio sulla destra del fiume di Ca, 5 km, c'è un altro agroturismo, una famiglia, più di una famiglia che ci vive lì e vive con questo... E ci vivono sia la famiglia che l'operaio, che hanno pure operai che ci lavorano là, e hanno voluto licenziarlo però. Ma secondo la zona, che si può chiamare un mezzo fiume? Certo! Qui ne tutto ci sono, Cariata, a secondo il tempo. Se mi tempo è marina, tutto, no? Nord, qui ne ci sono, se mi tempo del sud, qui ne Cariata. E tutti i ristoranti che si trovano su la zona. Sulla Costa Ionica. Hanno finito, hanno chiuso. Tutta la Costa Ionica che viene inquinata, altro che. Siccome il cacchio si alza prima dall'Italia nostra, comodo. Non c'è niente.
l'incoerenza che la regione ha dato, la disponibilità di, senza mirare come se ne è fatto, di questo progetto dell'agroturismo, questo progetto di rilevamento del maiale nero dopo. Come mai è andato questo? È un'incoerenza, quindi noi possiamo investire quello che avevamo previsto, oltre a quello che abbiamo previsto, è una cosa proprio inumana. Perché se hanno fatto, hanno dato questo incentivo, queste cose per poter fare questo allevamento e questo agroturismo, e di più con i prodotti tipici calabresi come peperoncini, olio e vino. Questa è proprio una vera incoerenza. Ma sono venuti amici di mio figlio dalla Norvegia e dovrebbero venire. Ah, quando ci sordi. E quando hanno visto questo vogliono comprare terreni, addirittura vorrebbero loro venire, che ci pagano a noi che si raccogliono gli ulivi. Guarda che mentalità che hanno i norvegesi. No, pagano a noi e ci cogliono il frutto, ci raccolgono il frutto. Perché in Toscana già lo fanno. E c'è mio nipote Paolo, vuole portare già quest'estate, non so quando arrivano queste persone della Norvegia, che vogliono comprare le case di scalacieli e terreni pure vorrebbero comprare e raccogliere gli ulivi, perché hanno visto che addirittura in Toscana vanno a raccogliere in Toscana questi ulivi e li pagano bene, i norvegesi pagano ai coltivatori e li raccogliono e ci pagano il frutto. Sì, ma vedi che mentalità aperta, e dove noi invece il prodotto non li trioglio bene quando è arrangiato. Non li trioglio quando è arrangiato, sempre negli. Qua c'è vedere su investimenti che viene a fare a Cosica, come si chiama? Arrivi. Ma sono 30 anni, 35 anni. Sono parecchie volte che viene a fare Arrivi. Quella montagna lì, ci sono delle gallerie. Lo Stato non ho potuto fare la riga, no? Invece uno private, Pietro farà una scarica di munizioni, una scarica privata, sì. Una scarica privata, di rifiuti speciale a carica su. E dietro qua c'è un'acqua zolforica. A proposito, c'è pure l'acqua zolforica. Guarda che molte quella ormai è stata, non è di più, proprietario l'abbiamo fatto forza. Cos'è? Dov'è? A che distanza dalla discarica l'acqua sulfurea? Dietro qui, a 1600 metri. Qua, vici porto, Qua ce ne andiamo a vedere pure. Vici porto. Sono delle sorgenti di acqua sulfurea. Che alimentano molte persone di tutti i paesi circonvicini, limitrofi. Vanno a prendere quest'acqua perché è abbastanza salutare. È stata ritenuta molto salutare per il fegato, contiene ferro. È un'acqua che contiene medicinale per le persone. Come i fanghi, uno si tiene bruciura delle cose, con il fango di questa acqua zolforica che guarisce, si passa il bruciore. Lui è quasi un dottore agrario, lui è un grande coltivatore nato da Savalla Ca. Faccio domande perché ritengo opportuno che cosa c'hanno, loro hanno vissuto qui. E c'hanno i figli, studenti, diplomati, laureati, lavorano in questa valle per portare il pane a casa. Non solo per noi, pure per l'altro. Prego. Ma come volete raccontare? Loro sono quando hanno fatto i capelli. Sono venuto in età di 5 anni e adesso ho i capelli bianchi. Questo posso dire, per me questa discarica distrugge tutto il patrimonio storico di Scalacelli. Questo sto facendo la discarica di Scalacelli. Tutto qui. Anche perché voi prendete l'incentivo per il biologico. Io prendo incentivo per il biologico, ho vissuto, vivo e i miei figli devono vivere con questa situazione e me lo stanno distruggendo. Questo è tutto. Non guidano i tossici e i rifiuti in speciale non guidano. È tutta la timba che ci sono stati sparati mine per poter fare la sassata qua. Qua dovevano chiudere, eh? Ci hanno stanziato i soldi per pagare i proprietari. Allora con quest'acqua innaffiava il girone, innaffiava torretta, cariata, arrivava fino a Netto e Crotone la quica. E questo l'hanno chiusa, hanno iniziato a discarica speciale per portare i rifiuti di altra nazione, non i rifiuti nostri. Questo fiume qua passa vicino alla discarica che raccogliere i rifiuti da discarica speciale. E riporta a mare, dove inquina tutto,
tutti il benessere. Ah, questo sarebbe il torrente adiacente alla discarica? Sì, questo passa... uno e questo c'è un altro più vicino. Questo passa a 100 metri, quello passa proprio a ripiedi. Sono due. Sono dei medici. È stata analizzata per farci l'imbottigliamento e non hanno dato il contributo, so per che cosa? Perché non offrive. No, non offrive acqua so per quanto poteva costare l'ambiente, la pianta, capito? Offre poco. E qua. Io mi ricordo, no? Che c'era chiusa con una fontana e si è soffocato sulla terra. Poi l'amico mio là è stato con il tubo e il ferro. E quindi l'acqua che muglia di sotto, chissà sotto che cosa c'è. Era l'acqua che l'ordinano i medici, chissà, che cura le malattie, sta cosa. E una regione, una botta d'aria esorda, perché per l'acqua che offre non conteneva le spese. Dove sì. Offre almeno il doppio di quella che offre. Era fatto l'imbottigliamento a questo lato. Io ci sono nato qua, proprio dopo delle nostre sopra qua. Io ci arrivavo qua quando avevo 5 anni. Il cavallo con i barrile e avete trovato l'amico che mi caricava, se non l'avevo più. E io a stagione che vado su, parecchie volte mi porto l'acqua di qua perché sono più sacco di stai buono. A su ce n'era qua buono, no? E purtroppo.